Cari amici del network alexluciopt.com e io credo nel fitness, buongiorno. Allora, questo è un vocale sovraallenato, un audio lucio sovraallenato. Lo sono allenato perché, allora, mi è venuto in mente anche ripassando un po' alcuni seminari di Pier Venturato, di alcuni anche suoi video, ma in generale ripercorrendo anche tutta la mia, diciamo, la mia vita fitness, di allenamento, sostanzialmente, ecco, 2024, stiamo parlando, ecco, quest'anno praticamente sono 25 anni che mi alleno, ecco, soprattutto negli ultimi 11-12 anni in maniera ininterrotta. Quindi è una discreta esperienza che comincia dunque ad essere un po' coincidente con alcuni dettami dei grandi, dei grandissimi, delle leggende italiane, ma anche non, insomma, perché comunque alcune leggende italiane come Pier Venturato sono anche internazionali, ormai sono figli del mondo, perché veramente hanno reso veramente un orgoglio il nome italiano dell'allenamento e della cultura fisica nel mondo. Quindi il sovrallenamento, ma di fatto, no? Se ci pensiamo, esiste? A prescindere, ecco, dall'essere natural o non natural, spesso, ecco, ma specialmente, ecco, di natural, ecco, come noi, si pensa più quasi quasi ad avere paura nell'allenarsi troppo piuttosto che allenarsi davvero. Quindi, a prescindere appunto se essere natural o meno, ma a prescindere anche dalla metodologia, dalla frequenza di allenamenti, quindi a prescindere dalla monofrequenza o multifrequenza. Poi però su questo argomento ci torniamo anche un po' più là quando entreremo nello specifico. Dunque, questa mia riflessione nasce dal fatto, anche al di là della mia esperienza personale, ripeto, anche dal fatto che comunque riscontro anche in altri, appunto, insegnanti, anche in altri guru, anche in altre leggende della cultura fisica, anche come Pier Venturato, come tanti altri, ma anche lo stesso Massaroni e compagnia bella, e anche lo stesso Riccardo Carbone, spesso ce ne parla, riscontro che praticamente, sostanzialmente, le persone sono molto più sottoallenate, deallenate, anche se si allenano regolarmente, piuttosto che sovrallenate. Quindi la casistica è più di un deallenamento, di un sottoallenamento, piuttosto che un sovrallenamento. Quando succede praticamente che ci sentiamo sovrallenati, sostanzialmente? Spesso ci succede un po' come quando, ecco, diamo la colpa all'allenamento se ci fa male la schiena, un ginocchio, compagnia bella, diamo la colpa all'allenamento. Succede anche la stessa cosa con il sovrallenamento. Quando ci sentiamo sovrallenati, quindi fondamentalmente stanchi, con poca voglia di fare, spesso anche in appetenza, ma siamo sicuri che sia la cosa sia legata all'allenamento? Siamo davvero sicuri? O forse c'è dell'altro? È come quando ci facciamo male, ci fa male la schiena, ma un ginocchio, ma siamo sicuri che sia legato all'allenamento? O magari è legato a qualcos'altro? Dal mio punto di vista è legato a qualcos'altro. Nel caso dei piccoli infortuni, dei piccoli malesseri fisici, dal mio punto di vista spesso questi sono legati a una postura scorretta, dei movimenti pesanti a freddo, degli strappi a freddo, qualcosa che facciamo con movimenti veramente poco controllati, ma anche con poco cervello a freddo. Stessa cosa con il sovrallenamento. Perché il sovrallenamento, dal mio punto di vista, ma penso anche non soltanto il mio, deriva da uno sovraccarico, più che altro neurologico. È vero, può succedere anche con l'allenamento, certo, però l'allenamento deve essere di un certo tipo. Poi, ripeto, dal punto di vista tecnico ne parliamo un po' più avanti. Sostanzialmente, dal mio punto di vista, il sovrallenamento nasce dalla vita di tutti i giorni. Okay? A meno che noi non facciamo dell'allenamento fisico e dell'allenare anche la nostra professione, che svolgiamo H24, 7 giorni su 7, 365 su 365, ma se abbiamo anche altre attività che siano anche non per forza lavorative, ma comunque siano comunque legate alla sfera personale, alla sfera anche ludica, dell'intrattenimento, anche quelle comunque possono concorrere comunque a un discorso di sovraccarico neurologico, specialmente in un'epoca come questa, che praticamente qualsiasi dispositivo tecnologico o qualsiasi evento
qualsiasi cosa sia comunque quasi progettato appunto per tenerci costantemente attaccati a quella cosa, costantemente distratti, costantemente connessi, con un cervello che lavora sempre, non si stanca mai, cioè non si stanca, cioè non si ferma mai, però è un cervello che alla lunga si stanca. Dunque, un cervello che poi dopo, quando ci alleniamo, deve funzionare in qualche modo correttamente, perché poi dopo altrimenti i segnali neurologici ai muscoli, chi li manda? Ok, possiamo essere motivati, possiamo appunto avere tanto di quel potenziale inespresso che certe volte nemmeno ci pensiamo, però alla fine dopo il sovraccarico arriva, specialmente se siamo continuamente anche impauriti da questo spauracchio del sovrallenamento che diamo, per cui diamo colpa all'allenamento stesso. Quindi vedete che il potenziale che abbiamo nell'allenamento va a farsi fottere perché diamo la colpa all'allenamento di un sovraccarico neurologico che non deriva dall'allenamento, magari deriva da tante altre cose, come abbiamo detto, da una distrazione continua, da armi di distrazione di massa. E succede anche nel panorama fitness, con i divulgatori più famosi, fitness che non fanno altro che divulgare tutt'altro che fitness, se ci pensiamo, fanno gossip, fanno, come detto tante volte, fanno barbaradursismo, fanno Maria De Filippismo, non fanno fitness né tecnica né motivazione allenante, ok? Fanno tutt'altro, quel tutt'altro però è tutta spazzatura che alla lunga appunto ci sovraccarica, ci rende carichi, ci rende sovraccarichi di stronzate che poi alla fine inficiano nel risultato che abbiamo in mente. Dunque, per capirci, la stanchezza mentale è quella che fa da padrone, che poi dopo si ripercuote sulla stanchezza fisica. Poi bisogna un attimo anche considerare che l'allenamento con i pesi inevitabilmente fa selezione naturale, ok? Perché comunque si tratta di una disciplina che sostanzialmente e tecnicamente, facciamoci a capire, è una disciplina monotona, estremamente monotona. E quindi bisogna avere ben chiari gli obiettivi, sì, nel lungo periodo, però bisogna essere molto, molto, molto chiari con noi stessi nel breve periodo, negli obiettivi del breve periodo. Nel lungo periodo più o meno siamo tutti d'accordo che cosa vogliamo. Vogliamo il bel fisico scolpito, vogliamo il culetto sodo, vogliamo l'addome scolpito, vogliamo il petto, vogliamo i bicipiti, vogliamo le gambe toniche, vogliamo essere la nostra migliore versione di noi stessi. Ma questo è un obiettivo sul lungo periodo. Questo è la cima della montagna. Attenzione però, perché per scalare la montagna, come ben sanno qualsiasi esploratore, qualsiasi escursionista, proprio più o meno professionista, amatore o appassionato, sa che ci sono delle tappe. A seconda della difficoltà del percorso, a seconda della difficoltà dell'obiettivo da perseguire, ci sono delle difficoltà. Queste difficoltà vanno affrontate per gradi. Ci vogliono delle tappe intermedie, delle tappe di ristoro, delle tappe in cui si faccia il punto della situazione e si capisca dove ci si trovi. Altrimenti, se si parte e non ci si ferma più, spesso si può perdere la strada, si può sbagliare sentiero e ci si può stancare fisicamente e mentalmente perché si perde anche la fiducia nel percorso stesso e la fiducia nel percorso, nell'obiettivo che stiamo perseguendo. Quindi attenzione, perché se non stabiliamo e non valutiamo e non facciamo il punto della situazione in tappe intermedie ben schedulate, ben programmate, ben pianificate, rischiamo che alla fine su questa cima della montagna non ci arriviamo mai. Ok? È chiaro questo concetto? Spero di sì. Adesso andiamo ai consigli pratici, ai consigli sulla strada, le soluzioni, l'analisi tecnica di quello che succede e può succedere e come farlo succedere. Innanzitutto bisogna partire dall'assetto mentale. L'assetto mentale è estremamente importante perché ci permette di capire come siamo messi soprattutto a recupero mentale, perché di questo si sta parlando fondamentalmente. Ricordiamoci che non dimentichiamoci mai che il recupero psicofisico fa parte dell'allenamento, non è un qualcosa di collaterale, fa parte dell'allenamento. Quindi osserviamo, iniziamo ad osservare cosa facciamo effettivamente, cosa già facciamo durante la giornata. Stiamo troppo al cellulare, davanti alla TV, agli schermi? Dormiamo troppo poco, quindi riposiamo anche fisicamente troppo poco?
diamo troppo spazio a persone che comunque in qualche modo parassitano la nostra energia, vitalità e soprattutto tempo. Mangiamo troppo poco. Dunque, queste sono tutte cose che già potete analizzare nelle vostre giornate, perché sono cose che già fate, non è che sono cose che pensate di fare o non pensate di fare. L'allenamento invece non sapete se è troppo poco o troppo, ok? Questo non riguarda l'allenamento. L'allenamento riguarda un po' la sfera di ciò che in qualche modo facciamo durante le giornate e, tra virgolette, rischiamo di finire sull'orlo della famosa zona di comfort che tanto, tanto ci crea difficoltà. Ad esempio, adesso facciamo esempi pratici così per capire questo concetto. Quando pensiamo o qualcuno dice, vabbè, ma se vinco la lotteria, se vinco un gratta e vinci, se faccio tanti soldi, se apro una partita IVA e faccio tanti soldi, poi pago troppe tasse. Ok, intanto però vincili sti soldi, guadagnali sti soldi. No, di cosa stiamo parlando? Ok, prima si parlano i soldi e poi si pensa alle tasse, no? Ok? Poi, oppure un'altra cosa, se dico o faccio questa cosa, no? Questa cosa in particolare che ho sulla punta della lingua, c'ho questo groppo in gola che voglio tirar fuori, voglio divulgarlo, voglio dirlo a qualcuno. Se, poi però, che cosa pensa la gente di me? Ok? Intanto dilla questa cosa. E poi si vedrà, poi si vedrà. Intanto se uno non lo fa, non la fa una cosa, quella cosa non esiste. Con l'allenamento, in questo ambito qua, in delle cose che ancora non esistono, ecco, con l'allenamento è la stessa identica cosa, ok? Praticamente, sostanzialmente, è la stessa cosa di quando parliamo o sentiamo parlare qualcuno della cattiva o della buona genetica. Attenzione, finché non ci si allena seriamente, seriamente, seriamente con la S maiuscola, non possiamo sapere se abbiamo una buona o cattiva genetica. Estetica, stiamo parlando dell'estetica, e poi ovviamente ci sono delle problematiche strutturali, vabbè, quelli sono altri discorsi, non siamo in quell'ambito, stiamo parlando di una genetica estetica, però finché non ci alleniamo seriamente non possiamo saperlo qual è questa genetica, quanto è stata sfavorevole, se non ci diamo dentro e non facciamo le cose per bene, ok? Quindi, ragazzi, non ha senso, non ha nessun senso allenarsi con la paura di allenarsi troppo. Non ha nessun senso se ci pensiamo. Ok? Anche spesso si parla di scelta fra monofrequenza, multifrequenza, perché una più leggera psicologicamente, una più pesante psicologicamente. Ragazzi, è una questione di tolleranza e la tolleranza è soggettiva. Ma veramente pensiamo che una monofrequenza sia più leggera di una multifrequenza e viceversa? Veramente pensiamo che la monofrequenza sia per dopati o la multifrequenza sia sia la multifrequenza? Quindi, e viceversa? Ma veramente lo pensiamo? Cioè, la multifrequenza o monofrequenza, al di là del fatto che è un discorso, ripeto, soggettivo, di tolleranza soggettiva, ma poi nelle sessioni di allenamento bisogna dare sempre il massimo, ok? In una monofrequenza, anche per esperienza personale, perché io le ho provate tutte, non è che vi sto parlando così tanto per sentito io le ho provate tutte. Una monofrequenza, per avere un senso, presuppone l'utilizzo di carichi importanti, ok? Di carichi importanti, perché là si va ad esaurire un muscolo a settimana. Nella multifrequenza, invece, il volume di allenamento inevitabilmente sarà superiore. Ok? Dunque, andare a colpire il muscolo in più giorni alla settimana è più proficuo perché magari becchiamo un giorno in cui siamo un po' più motivati, un po' più gagliardi dal punto di vista psicofisico e riusciamo a dare di più. Ok? Quindi la multifrequenza si riesce, tra virgolette, sparando un po' nel mucchio, paradossalmente ad ottenere più risultati. Ma questo anche è soggettivo in base al tempo a disposizione, in base a come si raggiunge subito il focus mentale all'interno delle sessioni di allenamento, dalla metodica che poi dopo si utilizza all'interno di queste multi o monofrequenze. Quindi,
vedete che comunque è tutto contestualizzato, da contestualizzare e contestualizzabile, quindi non si può, almeno in questo caso, essere categorici. Quello che conta alla fine, nell'atto pratico, siamo sempre lì, è la disciplina e la costanza che sono alimentate sì dalla motivazione, ma anche la motivazione è alimentata e riceve benzina dalla costanza e disciplina. Questo per affinché si crei e si sia creata un'abitudine che duri almeno 3-4 settimane, almeno, altrimenti non ci sono proprio cavoli, non si va da nessuna parte. Se si pensa che nel giro di una settimana si è capito tutto dell'andamento delle cose, non si sta andando nella direzione giusta. Perché sostanzialmente, ragazzi, ricordiamoci che nell'ambito dell'allenamento con sovraccarichi, ma anche in altre discipline, per carità, perché poi alla fine la monotonia in qualche modo entra nel gioco, perché spesso è la monotonia stessa che fa dell'abitudine della costanza. Se cambiamo sempre, continuamente, inevitabilmente il nostro corpo in qualche modo sì, riceve nuovi stimoli, però non ha quella progressione che serve appunto per ottenere certi tipi di risultati, sia prestazionali e sia in ambito estetico. Dunque, cosa dobbiamo portarci a casa da queste parole? Bisogna farsi una ragione. Che cosa vogliamo? Qual è il nostro obiettivo? È un obiettivo prestazionale? È un obiettivo estetico? Serve in ogni caso una costanza, una disciplina. Serve farsene una ragione. Possiamo anche magari, ecco, variare un po' le metodologie, possiamo variare la distribuzione degli esercizi, delle ripetizioni, delle serie. Ok, però queste variazioni non possono essere settimanali. Questi cambi di programma inevitabilmente devono durare almeno un mese e mezzo, due. C'è chi magari lo stesso programma, anche come il sottoscritto, lo lascia per 3-4 mesi. O chi magari, qualche atleta anche professionista, si allena per un anno intero con lo stesso programma di allenamenti. Cioè, non è detto. Dipende sempre dal soggetto. Dipende sempre dalla tolleranza psicofisica. Ok? È sempre tutto da contestualizzare. Quindi, cari miei, giù i pensieri e su i bilancieri. Allenatevi duro a prescindere e scoprirete che le serie o i carichi che usate oggi saranno il riscaldamento di domani. Stampatevi bene questo nella testa. Io adesso vi raccomando, come al solito, di mettere un like a questo vocale, a questo podcast. Condividete con i vostri amici con cui condividete questa passione dell'allenamento e iscrivetevi al canale o unitevi al canale. Io vi abbraccio immensamente e vi auguro una buona giornata.